Noi abbiamo prima chiesto scusa alla famiglia Grassi per quello che era avvenuto 20 anni fa. E poi abbiamo, prendendo l'esempio di Libero Grassi, abbiamo modificato il nostro codice etico. Abbiamo analizzato quello che era successo. Libero Grassi è stato ucciso dalla mafia quando Confindustria Sicilia da allora lo emarginò. Noi abbiamo applicato il sistema opposto, quindi emarginiamo o espelliamo dal sistema chi non denuncia. C'è questo approccio da parte nostra, c'è una collaborazione forte con il Dio Pizzo, quindi in qualche maniera il nostro mestiere è quello di fare associazioni datoriali, esame sindacato delle imprese. Quando si creano questi problemi, quando gli imprenditori sono pressati sul pagamento del pizzo, li portiamo da Dio Pizzo. Quindi è un gioco a staffetta tra un'associazione imponente come Confindustria e un'associazione che parte da basso. È vero che avevano esagerato e il sistema è imploso, anche con l'omicidio di Libero Grassi, lì la gente si è indignata, anche gli imprenditori hanno capito che qualcosa non andava. Io poco fa dicevo che ho letto tutti i verbali di Confindustria dell'epoca e mi sono indignato e mi sono vergognato di fare l'imprenditore. Tantissimo è cambiato, proprio tantissimo. Ma c'è ancora tanto da fare, non possiamo cantare vittoria, c'è tanto da fare.